Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo videovlog velocissimo. È un video diverso dagli altri perché vi spiegherò dopo. Adesso stiamo facendo lo spuntino. Sono precisamente le 16:29 e le 17 inizia il film di cui vi parlerò dopo perché non ho tempo. Dobbiamo volare, non ce la faremo mai. Ci vediamo dopo. Mamma mia, allora, tempo record, fortunatamente non abbiamo trovato traffico, quindi siamo riusciti a volare con la moto e ovviamente diciamo che siamo volati salutando i carabinieri che passano, ma comunque niente, finalmente siamo arrivati al cinema e stiamo andando a vedere Toy Story 4. Ovviamente poi vi spiegherò dopo il perché. Quei signori tra l'altro mi stanno guardando stranissimo, fa sempre strano vedere qualcuno che blocca, giusto? E niente, ci vediamo dopo in sala. Allora, siamo entrati, adesso vediamo chi si è fatto i nostri posti VIP. Sicuro siamo seduti al posto nostro? Sì. Ragazzi, per noi sarebbero i nostri posti. Ha viaggiato all'inizio attraverso lo spazio ovviamente per trovare forme di vita intelligente. Qua dentro ci sarebbe stato benissimo lo shaker, però ho preferito fare lo spuntino prima di scendere. Siete, ma adesso non possiamo fare le storie in cui facciamo le foto ai biglietti perché cioè quando mette a fuoco e vabbè. Vabbè, diciamo che non ci posso mettere le proteine perché non le ho portate, però ci posso mettere l'iPhone. Ecco. Allora, siamo appena usciti dal cinema e non credo si veda, però vabbè, ovviamente io sono di parte, il film vi spiegherò tutto dopo perché adesso è difficile. Signori, siamo tornati dal cinema, è passata 1:44 perché qua mi corre 46 adesso. Perché qua mi correggono, si è cancellata l'ultima clip che abbiamo fatto, quindi niente, allora, il film è stato, a mio parere, bellissimo. Abbiamo pianto, io, non so tu, io ho pianto da quando è iniziato fino alla fine. C'è stato un picco, la crescita del pianto è andata praticamente, ha fatto... E poi è schizzata alle stelle e alla fine del film. Il momento di piatta era per i 5 minuti di pausa del film. Che sono andato, ho corso in bagno, ho fatto una pausa pipì fast, proprio velocissima, flash. Ho incominciato a correre soltanto io per la sala principale del cinema. Bello, ok. Comunque, io ovviamente sono appassionato a questo film cartone animato. Affezionato. E... appunto mi piace un sacco, il secondo film è uscito nello stesso anno in cui sono nato io e i miei genitori me l'hanno sempre fatto vedere sin da piccolo, quindi per me è veramente il cartone animato film preferito e poi effettivamente è bello, cioè oggettivamente non si può dire che è brutto e chi lo dice si disiscriva dal canale, adesso. E non è vero, non deve andare. Comunque... Eh sì, effettivamente già siete pochi. Comunque... cosa vogliamo dire adesso di questo film? Cioè, allora... Non me lo ricordo più. Sto scherzando. Allora, fondamentalmente non mi ha deluso. Io avevo tantissima paura di questo film perché appunto il doppiatore del protagonista, ovvero Woody, purtroppo è morto e l'hanno sostituito. Però non mi sono voluto spoilerare fino all'uscita del film, o meglio fino a che non ho visto il film, niente, non ho assolutamente guardato nessuna informazione, nessuna notizia su chi fosse il doppiatore, su come si sarebbe svolto il film. Ho visto giusto il trailer, ma neanche concentrandomi, perché appunto volevo
riservarmi la sorpresa. E avevo tantissima paura che il film mi deludesse per innanzitutto perché dopo tre film, il primo e il secondo sono stati spettacolari, il secondo è il mio preferito, il terzo già mi ha un po' lasciato perplesso, ho detto il quarto lo vado a vedere perché lo devo vedere, però avevo tantissima aspettative. Sì, perché avevo tantissima paura mi deludesse. Invece no, perché il doppiatore del protagonista è appunto il doppiatore che ha fatto, che ha doppiato Iron Man, e la voce era calda, era confortante e non si distaccava parecchio da quella di Frizzi. Ovviamente si nota la differenza, è palese, però non mi è dispiaciuta così tanto. I doppiatori sono cambiati anche in altri personaggi come Slinky, come adesso non mi viene in mente, mi pare anche M. Rex è rimasto lo stesso, Buzz è rimasto lo stesso, Bobbip è cambiato il doppiatore, però tutto sommato sono personaggi marginali che non abbiamo mai sentito parlare così tanto, l'importante erano appunto Woody e Buzz. Comunque, tralasciando la parte doppiaggio che non mi ha dato tanto fastidio, diciamo che lo svolgimento del film non si distacca mai dal primo, dal secondo e dal terzo. Stessa e identica sceneggiatura, diciamo. Lo svolgimento è sempre quello. Succede una problematica, il protagonista si dissocia dal gruppo per cercare di risolvere il problema da solo. Il protagonista va in pericolo, il gruppo aiuta il protagonista e insieme poi cercano di risolvere la situazione. Succede sempre così in tutti i film, quindi da un certo punto di vista può sembrare monotono, però non lo so, c'ha quel qualcosa che mi riesce sempre a colpire e far stare con l'ansia, con la suspense di sapere come va a finire e cosa succede alla fine. Questo qua sarà anche che dopo 20 anni, comunque con una mini carriera di film alle spalle, visti, serie TV e tutto quello che vuoi, uno sviluppa un certo senso e riesce già a capire bene o male cosa sta per succedere. E infatti nel film si capisce qualcosina, però mi è arrivata la mazzata dietro al collo sul finale. Il finale mi ha stroncato, mi ha lasciato. Mi ha lasciato veramente spiazzato ed è là che ho incominciato a piangere. Non ho singhiozzato perché non volevo dare fastidio agli altri, ma stavo malissimo, mi è esploso un mal di testa. Penso che eravamo gli unici a piangere in tutta la sala. Non credo gli unici, sì. Però. Cioè, perché la maggior parte erano bambini, che era, okay. Sì, era sicuro il primo che avevano visto dei quattro. Considerate che noi siamo andati a vedere la prima e il primo spettacolo, quello delle cinque, quindi la gente non era tantissima, però la sala era la principale, quella enorme. I ragazzi che stavano a fianco a noi erano impassibili, quelli a fianco. I ragazzi che stavano a fianco a noi hanno fatto i furbi, si sono presi le nostre poltrone VIP, ma hey, li ho sloggiati ovviamente. Quindi voi che state guardando questo video, se siete voi ragazzi, ovviamente non ce l'ho con voi, l'ho fatto anch'io a volte, no, forse no. Così. Vabbè, quando c'è la sala d'attesa per te, voglio dire. Ok, però non lo fate, cioè, pagate un euro in più per la poltrona VIP, no, non vi costa niente. No. Sì, quello era... Io. Ah, ma tu no, vabbè, comunque vai schifo. Comunque, per concludere, il film è stato spettacolare, mi è piaciuto tantissimo, lo comprerò, lo prenderò e lo riguarderò altre 782 milioni di volte, come ho fatto con i primi tre. E niente, non vi ho spoilerato nulla perché appunto sono una brava persona e a me in primis dà fastidio se qualcuno mi spoilerà i film, soprattutto questo, per questo non mi sono voluto vedere niente già da solo. E niente, se questo video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un bel pollicione in su qua sotto, commentate facendomi sapere se avete visto il film, se volete vederlo, cosa ne pensate dei film precedenti, tutto quello che volete, anche cosa avete mangiato poco fa. E niente,
avranno mangiato prima di vedere questo video, okay, che sia colazione, che sia pranzo, che sia cena, che sia uno spuntino. E se invece sarà digiuno? E se si sono mangiati le unghie? Quindi noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi. Non si spegne.